Sposa bagnata, sposa fortunata, festa bagnata, festa fortunata. Cartel, amiamo molto Milano e abbiamo invitato 45 persone a customizzare i nostri prodotti, a milanesizzarli. I prodotti piacciono tantissimo, a questo punto speriamo di venderli bene all'asta e di dare il più possibile alla Fondazione Veronesi, che è poi lo scopo di tutta questa serata per Milano. È un evento importante, Cartel è un'azienda straordinaria che sa innovare sempre e quindi ancora una volta è capace di stupire tutti. Direi che sia Cartel che Milan fanno parte dell'eccellenza di Milano, quindi credo che anche se lavoriamo in settori diversi, credo che sono marchi che tengono alto il nome della nostra città e questo è bellissimo e quindi ben volentieri siamo qua. J'ai pensé que le centre du design mondial était Milan, que le centre du monde était Milan, que le centre de Milan était la Scala et qu'à la Scala, il y avait sûrement un fantôme, forcément. Comme à Paris, il a le fantôme de l'Opéra. Et donc, puisque cette chaîne s'appelle Louis Ghost, Louis le fantôme, c'était parfaitement adapté. Voilà donc Louis le fantôme de la Scala. Una lampada che è la Tati. È diventato il tatitone, che è il panettone fatto con la Tati, come si vede, insomma il paralume è diventato questa textura del panettone e abbiamo cercato di fare una roba un po' più ironica. Ci ho messo un po' a capire quale fosse l'oggetto migliore da pasticciare, perché la tentazione di trasformare in panettone tante cose che fanno loro era molto molto forte. Per fortuna gli è venuto questo guizzo. Hemingway dice: uscivo da una di quelle strade con gli alberi a entrambi i lati che portano all'ippodromo di San Siro e ci andavo correndo. Correva Hemingway, non posso correre io nella via di casa mia. Cartel, il regno, no? Il regno incantato, abbiamo Re Artù, no? E io cosa posso fare? Lancillotto. Io Lancillotto con la croce rossa, no? Gli vado dietro, cosa devo fare? Intanto ha una linea bellissima in assoluto come divano. E poi racconti i meravigliosi 25 anni della presidenza Berlusconi del Milan, che sono anni meravigliosi e che ci hanno fatto diventare il club più titolato al mondo. Ci siamo trovati fin all'inizio perché per entrambi un po' il concetto è lo stesso, sia che il futuro è ancora antico. Questo restyling anche della loro sedia è nato legandosi a questo concetto. Mi accomodo. Sta tutto in una parola. Questa è proprio l'evidenza della plastica, di un materiale molto bello che può essere usato veramente bene se utilizzato come fa carte. E allora è bastato guardare due cose e dare il tocco della comodità, che è quello che mi fa, che fa sì che io possa fare bene il cuoco ed il ristoratore, il trattore. Questa è una storia che nasce tra la seduta di Philip Stark e la Torre Velasca. Il segno della sedia a un certo punto interagisce con il segno del cartello della metropolitana. Ma guarda, io sono un artista, designer, illustrator che piacerebbe fare un po' di satire, un po' di irony in illustration. And so my girls, these are my girls here, and loro presenta I Love Milano. Cartel è stato, mi ha seguito dall'infanzia fino ad oggi, è stato proprio design per me, scuola di design addirittura, per cui ho sempre avuto molto affetto per questo marchio. Mi sono ricordata subito di questo quadro che abbiamo realizzato anni fa per un foulard, per delle stampe con il Duomo di Milano, e mi sembrava la cosa più immediata per rivestire un oggetto. Ho cercato di rendere vivi questi gnomi e di inserirli in una Milano
assolutamente metropolitana e dove nessuno si accorge di loro. La nostra interpretazione da loro sedia, che noi abbiamo trovato molto intelligente, si chiama Entwine 3 sedi insieme, così noi provate a fare dal nostro... Entwine naturale. Entwine naturale, perché noi siamo canadese, l'olio di acero è il nostro simbolo del nostro paese. Questo è Moon, che è una coppa che ho fatto l'anno scorso. Ho messo questa lastra trasparente sopra la coppa, che non si vede. Per cui sembra che il Duomo stia lì e che sotto ci sia questa acqua pulita, trasparente, in cui ci stanno i pesci rossi. Insomma. È una specie di omaggio onirico alla città. Mi sembra di aver visto velocemente oggi sul web che il nano è andato alla grande, quindi si vede che il design ormai segue le strade giustamente del grottesco e dell'ironia, no? Quindi per cui diciamo in questo mondo, come dire, ormai di anni pieno di design si ha voglia di giocare. Il Museo del Novecento è l'inizio di tutte le modernità, compresa anche la baccalite, quindi una delle madri della plastica. E quindi abbiamo un po' raccontato tra vortici e tagli di Lucio Fontana, trasparenze, film, fotografie. Questi sono i giochi di Casa Borromeo e questo è un libro meraviglioso che è Le meraviglie di Milano, dove appunto si dice che Milano è come il sole tra i corpi celesti. Siamo tutti molto felici, la giornata ha piovuto un po' ma ha ripreso, la città è piena di gente, è fantastico, veramente sono feste dappertutto, molto piacevole quello, molto piacevole, dobbiamo pensare a quello buono.